Il terzo episodio della saga di Resistance rappresenta il gesto di commiato di Insomniac nei confronti dell'utenza PlayStation 3, ma incarna anche il ritorno ad un modo di fare sparatutto tipico di una decina d'anni fa, quando la campagna singolo giocatore rappresentava il piatto forte dell'offerta ludica. Nonostante gli eroici sforzi di Nathan Hale, protagonista dei precedenti capitoli, l'invasione degli alieni Chimera e del virus da loro portato ha avuto pieno successo. Meno del 10% della razza umana sopravvive in rifugi sotterranei. Su queste angoscianti note si avvia lentamente una storia che alterna gli immancabili frenetici combattimenti ad interludi di quieta disperazione, dove il giocatore viene lasciato tutto il tempo per osservare e percepire le devastanti condizioni in cui l'umanità tenta di sfuggire all'estinzione. Il corrispettivo videoludico di un road movie post-apocalittico, costellato di sequenze a base di gigantesche creature aliene, ampi orizzonti e qualche inaspettata pennellata di horror. Peccato che, a fronte di questa narrazione rarefatta ma ben orchestrata, i capitoli finali non rendano assolutamente giustizia alla saga, tirandone le fila con un epilogo sconcertante ed avaro di risposte, destinato a lasciare molti fan con l'amaro in bocca. Il titolo Insomniac è uno shooter nel vero senso del termine, con qualche particolarità. Defilarsi dal fuoco nemico non rigenererà la salute, il protagonista potrà portare con sé fino a 12 armi contemporaneamente. Caratteristiche che allontanano nettamente lo sparatutto dai suoi odierni concorrenti, senza che gli sviluppatori abbiano dimenticato quali sono i capisaldi della serie. Tra vecchie glorie e qualche nuovo arrivo, si può davvero dire che l'arsenale di Resistance 3 vale doppio, laddove ogni ferro offre una soluzione alternativa di fuoco, divertente da usare e soprattutto utile in molte situazioni. È il caso dei colpi traccianti del Bullseye o dell'ormai celebre capacità del Lodger di attraversare le pareti con i propri speciali proiettili. Se la varietà non bastasse, gli sviluppatori hanno introdotto un originale sistema di crescita delle armi, le quali con l'utilizzo aumenteranno automaticamente di livello, migliorando tanto nell'efficacia quanto nella forma. Gli script non mancano, ben sfruttati, per donare al tutto un convincente effetto cinematografico, ma fortunatamente gli scontri veri e propri mantengono una struttura sufficientemente libera, permettendo al protagonista di giocare con la varietà dell'arsenale. Quest'ultimo aspetto è ben supportato da una buona intelligenza artificiale applicata a nemici tra loro molto diversi. Soluzioni originali ed interessanti che, unite alle buone routine di accerchiamento ed evasione, riescano a mettere in scena un combat system allo stesso tempo divertente e complesso, con una difficoltà media già molto impegnativa. Durante le prime ore, la campagna riesce a mantenere alta l'attenzione del giocatore grazie ai frequenti cambi di ambientazione e di ritmo, seppure a mancarle sia la volontà di osare. I cliché sono evidenti e le circa 8 ore necessarie al completamento sono state spesso allungate, protraendo eccessivamente certi scontri. Anche con questo terzo capitolo, Insomniac ha curato molto l'aspetto multiplayer. La cooperativa del predecessore è infatti completamente sparita, in favore della possibilità di affrontare la modalità storia insieme ad un altro giocatore, sia online che in split screen. Una buona aggiunta, purtroppo inficiata dalla mancanza del matchmaking. Il multigiocatore competitivo assume invece uno stile alla Call of Duty, completo di perk, killstreak, livelli e conseguente sblocco di armi sempre migliori. Piacevole sorpresa sono le mappe, alcune delle quali originali e non legate alla campagna. La peculiarità più interessante sono comunque i due poteri speciali sbloccabili ed equipaggiabili. Da quelli più ovvi, come uno scudo energetico, si passa a soluzioni originali, come un ologramma di sé da esporre al fuoco nemico, o un rilevatore in grado di delineare immediatamente tutti i nemici. Pur avendo limitato il numero di partecipanti a 16, gli sviluppatori sono riusciti a proporre un comparto molto solido, in grado di avvicinarsi al livello di completezza dei big dell'online. Per essere un'esclusiva PlayStation 3, tecnicamente Resistance 3 si mantiene su standard buoni ma non eccezionali. L'engine riesce a restituire spazi ampi, presentando tuttavia un livello di dettaglio solo medio sui campi lunghi. La densità poligonale è buona ma le animazioni non sempre soddisfacenti. Le texture fanno notare diversi esempi di scarsa definizione. Il risultato è nel complesso positivo, seppure lontano dai fasti delle altre esclusive firmate PS3. Buona prova per il comparto audio. Discrete voci in italiano si affiancano a musiche piuttosto rarefatte, ora malinconiche, ora inquietanti.
Non mancherò naturalmente il supporto 3D, nel complesso ben realizzato, e dal Move, quest'ultimo con risultati analoghi da quelli ottenuti con Killzone 3. Resistance 3 chiude degnamente la saga di Insomniac, se non dal punto di vista narrativo, almeno da quello contenutistico. Per quanto ricca d'atmosfera ed edita ad uno shooting molto ben costruito, la campagna presenta alcuni punti deboli, come l'incapacità di osare, un netto autoreferenzialismo ed un'attitudine a prolungare eccessivamente certe sequenze. Molto ben riuscita è invece la caratterizzazione, forte di un design evocativo e di situazioni memorabili. Peccato per il comparto tecnico solo buono, il cui unico aspetto davvero eccezionale rimane il design. Un titolo irrinunciabile per tutti i fan della saga, per i quali l'unico limite rimarrà una chiusura narrativa per nulla soddisfacente. Se qualche nuovo sviluppatore erediterà il brand, la speranza è che possa fare ammenda a questa mancanza.